Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Elisa Isoardi purtroppo non potrà farci nulla, la decisione non può essere cambiata. Arriva l'addio doloroso della conduttrice. Triste notizia per Elisa Isoardi, che questa volta sembra non avere proprio scampo. Nonostante tutto l'impegno messo dalla donna, pare che nulla ha potuto, che ormai non riuscirà ad andare avanti in nessun modo. Elisa Isoardi inizia la sua carriera sul piccolo schermo alla conduzione di vari programmi presenti proprio in casa Rai. Elisa Isoardi addio. Tra questi troviamo Caccia al ladro nel 2006, il festival di Castrocaro condotto insieme a Giletti nel 2007. Mentre, insieme ad Attilio Romita, guida Sabato e Domenica Estate. Una grande impennata alla sua carriera arriva nel momento in cui, alla conduttrice, viene data la possibilità di presentare da sola un programma. È questo ciò che accade nel 2008, anno in cui sostituisce Antonella Clerici nel programma La prova del cuoco. Inizialmente si era previsto che la conduttrice sarebbe dovuta restare solo per pochi mesi, ossia fino ad aprile. Anche se i vertici Rai hanno poi cambiato idea, affermando che lasciare Elisa Isoardi a quel posto si rivelava essere un'idea vincente. La giovane conduttrice era riuscita a meritarsi l'eredità importante della Clerici. Elisa Isoardi, il suo addio è inevitabile. Elisa Isoardi addio. Nel 2010 la vediamo poi alla conduzione di Linea Verde mentre, nello stesso anno, inizia la guida anche di un altro programma, A come animale. Nel 2011 fa un ulteriore passo in avanti in quanto, ad Elisa Isoardi, sono proposte le redini del programma Uno Mattina e, nel 2014, la vediamo impegnata in una trasmissione di nome A conti fatti. Si tratta di un format in cui offre al pubblico alcuni consigli su come gestire le proprie finanze. Nel 2018 la vediamo nuovamente al timone della prova del cuoco Avventura che termina definitivamente nel 2020. Oltre che per la sua carriera nel mondo della TV, Elisa Isoardi è conosciuta anche per alcuni pettegolezzi riguardanti la sua vita sentimentale. Molti infatti sono a conoscenza del fatto che, dal 2014 al 2018, la conduttrice ha fatto coppia fissa con uno dei volti più noti del mondo della politica. Esatto, proprio Matteo Salvini. Ma cosa è accaduto alla bella conduttrice che, ancora una volta, sembra essere costretta a veder sfumare di fronte a sé tutti i tuoi sogni? Pare che, proprio quest'ultima relazione, sia la motivazione che spinge i vertici Rai a metterle i bastoni fra le ruote, come possiamo leggere anche su Più Donna. Infatti, per motivi legati alla sua storia passata con il leader del Carroccio, Elisa Isoardi non riesce a trovare più il suo posto in casa Rai. Sembra essere ciò il motivo per il quale, nonostante Elisa si sia rimboccata le maniche e abbia lavorato duramente, non sia riuscita ad ottenere nessun contratto degno di nota. Infatti tutti noi siamo a conoscenza del fatto che era proprio lei una delle preferite per la conduzione del programma Uno Mattina Estate. Anche se, all'ultimo minuto, si è cambiato idea in quanto la scelta è ricaduta sulla giornalista Maria Soave. Purtroppo però, al peggio non c'è mai fine. Nell'ultimo periodo infatti la Isoardi è stata persino messa nella lista dei candidati per la conduzione della prossima stagione di Linea Verde. Nonostante l'ex di Salvini conosca perfettamente le dinamiche di questo programma, poche sono le probabilità che sarà fatto il suo nome. Pertanto non è detto che la vedremo nuovamente al timone di questo programma. A quanto pare sono proprio queste quindi le conseguenze di una relazione terminata ormai da ben 4 anni. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah. We'll be right back.